spedita in profondità, dove Bergamelli di testa rimette in avanti un pallone che ancora il Grosseto recupera proprio con Brugman. Koulibaly, attenzione centralmente, ancora Koulibaly, chiede il dai e vai, la palla sul sinistro, Baiocco. Bodo, ancora Calderoni, lo scambio di Brugman con Koulibaly, lo affronta Dejo, Koulibaly uno contro uno, va sul fondo, Koulibaly la mette in mezzo, la deviazione mancata da Bivakari, c'è Somm e poi il pallone ribattuto da Barilla in angolo. Il pallone arriva a Crimi che lo allunga per Koulibaly, l'anticipo di Puccino e ci mette il fisico, ancora Grosseto però. Ancora Brugman, bel lavoro su Zecchin, poi cerca in verticale Jimenez, posizione regolare, sta arrivando dentro anche Crimi, la palla in area di rigore per Koulibaly, palla in mezzo, non ci arriva Crimi. Sogno di agganciare ancora una chance di salvezza, Mandorlini, il cross in area, pallone messo fuori, Koulibaly controlla con la coscia destra, si porta il pallone sul sinistro, palla fuori, appena entrati in campo, già in indo. Ancora Mandorlini o Bodo. Pallone per Koulibaly che è andato a sinistra, lo prende Abate, punta l'uomo Koulibaly, cerca l'area, il destro, Valentini in angolo, Lanni con i piedi. Alla fine sarà giocato 99 minuti, tempo non effettivo. Attenzione, l'intervento su Koulibaly, calcio di rigore, Abate è arrivato scoordinato e fuori tempo. Adesso nazionale di calcio della Costa d'Avorio. Koulibaly è un nazionale del Bari e Sassuolo, mentre la Cittadella è sul 2-1 in casa della Vicenza. Risultato, ripeto, molto importante questo in ottica salvezza anche per quanto riguarda lo Spezia. Calderoni, Mancino, ancora Calderoni, Suleiman, pallone che arriva a Lupoli, Suleiman al volo, il cross di Calderoni, Dorin Gojan, poi Suleiman ha provato con la rovesciata colpendo con il collo piede. Terminato direttamente sui cartelloni pubblicitari, qui gesto di stizza di Felcher. Occhio a Lupoli dall'altra parte, serve Koulibaly, prova a puntare Faisca, Koulibaly, Mauro Antonio in calcio d'angolo, ma che avvio del Grosseto. Ultime sei partite, finora nelle cinque che si sono concluse, tre sconfitte e due vittorie, questa sarebbe la terza vittoria, non ci sono pareggi nel campionato del Verona. Attenzione all'attacco di Koulibaly, prova ad entrare in area, alla fine viene fermato l'ex giocatore del Tottenham. Era stato Mauro Isetto rimbrottato prima dal direttore di gara, adesso tocca a lui dirigere le operazioni in panchina, il traffico spetta a lui. Obodo dalla distanza, pallone sporcato che termina, no, combatte Plasmati, da questa parte arriva Calderoni, ancora Koulibaly, danza sulla palla, poi riapre benissimo per Mancino, palla sul sinistro, finta, poi il destro, palla in area, non arriva. Avanza il Grosseto ancora, cerca di gestire palla con attenzione, Calderoni. Poi questo pallone che si impenna al limite dell'area, salta Koulibaly, Lupoli non trova la deviazione. Sporchissima, palla fuori. Leichter Schubser hätte durchaus mit einem Freistoß geahndet werden können. Oh, das ist eben ein englischer Schiedsrichter. Koulibaly macht das klasse.